Canettieri, perché insomma colgo le sfumature e questa accusa continua di familismo che viene rivolta a Fratelli d'Italia comincia a stufarmi. Allora voglio fare questo esempio. Nell'attuale legislatura ci sono almeno due coppie di coniugi, entrambi parlamentari. Sono entrambe a sinistra, una nel PT e una in Sinistra Italiana. In Sinistra Italiana c'è complessivamente un gruppo di 8 persone, quindi queste due persone fanno il 25% del gruppo. Non ho mai sentito l'accusa di familismo e sta cosa sarebbe stato sbagliato farla. Perché chi conosce la storia politica di chi milita nella politica sa che la politica spesso diventa tanto altro. Sa che quando tu dedichi alla politica tutto quello che hai accade che le persone che fanno politica con te diventino anche i tuoi amici, i tuoi fidanzati, tuo marito e tua moglie. Ma questo non vuol dire togliere il valore di un militante politico. E come vale per le persone delle quali sto parlando, alle quali nessuno ha mai posto il problema del familismo e sicuramente non l'ho mai posto io, che ho rispetto della militanza politica, non accetto che questo lavoro si faccia con me, perché mia sorella è da dirigente, da militante da 30 anni di Fratelli d'Italia, lavora a Fratelli d'Italia. E ha ragione, forse la potevo mettere in una partecipata statale come è stato fatto per diversi altri parenti, ma non me la sono sentita, l'ho messa a lavorare al partito mio.